la gente la pandemia, un primo calore, i bruschietti no. Ma come possiamo vedere, abbiamo una sorgente di acqua talmente limpida che fa venire bene la voglia di bere, e abbiamo la fortuna di avere con noi un proprietario, e ci dice che fino a poco tempo siamo proprietari di questa terra qua, sai, dopo 20 anni sta l'acqua dei pozzi che scevano e che va finendo il fiume logo. Comunque che si è, non è che e mo che la roba che corre tutta sotto una munnezza lì. E quindi anche il Signore giustamente ci sta dicendo, anzi ci sta invitando a navigare questo fiume come hanno fatto fino a poco tempo fa, e da come possiamo vedere anche da quella barca. Ma chi là c'è stato sempre che là un nonno, o c'è stata una barchetta là che chi ci metteva in nas e pigliava i pesci, che io quando ero ragazzino stavo un vecchio là che teneva Londra a barca di legno, e pigliavi i pesci, mettevi il naso. Ma adesso non si vede, non ci sono no, più. No, per amore di, non esiste proprio più, non esiste, perché io, che l'acqua è scura. Scusate, siete d'accordo a fare prodotti tipici sì, locali? Sì, noi siamo proprio... Pure tavolini a livello di bar, ristoranti, cioè sì, lì. Sì, tutte cose. Se uno cammina l'acqua, uno cerca e fa una cosa, uno con un cammino pulito, uno qua può fare quello che vogliamo noi. Scusate se vi faccio una domanda cattiva. Adesso che avete visto che ci sta questa fogna che arriva da San Giuseppe Vesicano, perché voi imprenditori agricoli qui non vi siete ribellati? Ma voi avete visto pure questa nata vasca pure qua? A dove? E sta qua, sta nata vasca, mo facete una fogna per che venga a Poggio Marino, venga a San Giuseppe Vesicano, ma non venga là, l'acqua là, che lei mo venga per mezzo alla strada qua. Se c'è una fogna che non si casa, ne ha pigliato oltre 2000 metri di terra, dice che l'acqua, quando è questa vasca, poi hanno fatto una palata, hanno fatto una misericordia grossa, che l'acqua adesso non è abbata. Per mezzo di questi produttori che non hanno fatto più. E mo hanno fatto questa vasca, l'acqua che viene quando è questa vasca, poi sta nei maturi, che Però l'importante è che non va nel fiume. No, penso che l'acqua non ci va, non è che penso che non ci va. E già è un risultato buono questo. Dicevi prima che quando piove, che succede qua? Quando piove cadono i miei problemi. I miei problemi che a casa allago tutto. Ma l'acqua mi arriva sotto il serra, su pezzo, non ci più andare di scarolo, per mezzo che a casa lo è sottano pochi terreni, perché ha un fiume sai, esce l'acqua a qua, e l'acqua che lo fosse là, si e arriva l'acqua sotto il serra là. Ma non ha tenuto su questo problema, chi lo teniamo tutti quanti, addirittura uno di scafatri che teneva un'azienda che faceva piandini, peperoni, pomodoro, dice che si faceva un metro d'acqua sotto sera. Questo perché succede? È perché si è sporco, insomma, hanno pulizzato. E questo si faceva in passato? Ma questo che hanno fatto oltre 20 anni, io mi ricordo 20-25 anni fa, che insomma hanno pulizzato e hanno messo qua, perché questi sono 6 metri della bonifica serenese. Non mettendo qua perché lo termino qua, no? Allora pulivano e umanavano qua in coppa qua. E pure là stanno di 6 metri, pure là da là hanno pulizzato e hanno messo... E ora non lo fanno perché dice che questa roba qua è inquinante. Quindi allora siete d'accordo tutti quanti qua per fare una ribellione, per fare pulire questo fiume? Sì, hanno pulizzato, perché qua noi siamo inguaiati proprio. E allora ci battiamo pure noi. Vedi, chi dice che sta tenendo colonnella là, se sta parlando a Riccione che sono su mano pulizzato, ma quando pigliano la via? L'anno prossimo noi veniamo con le canoe, facciamo una manifestazione. Sì, vedi che noi siamo a fare pure una cosa, noi ci riuniamo di tutta questa gente che hanno fiume e prima si buono. Poi a tenere, fa qualcosa lo pulizzato. Come vi chiamate gentilmente? L'Angela Gaetano. Di dove siete? Poggio Marino. Perfettissimo. Un'ultima domanda, Gennaro Barbato, Comitato Civico d'Ottaviano. Uniremo le forze e ci batteremo anche per... E vrimmano voi, perché noi la gente, questa è una cosa bellissima che noi teniamo qua, vicino al fiume, che la gente forse... Anni fa c'è una campata qua vicino qua. E come infatti mio padre, che le tiene 70 anni, dice che qua quando sei una gente dice vabbè gli ripisci un tuo ciume e mangiamo, ma mo che c'è più ciù là, tutta l'acqua è spura. Voi si vedete che la roba bianca, questa roba bianca la sta qua, vedete quella là sono tutte cose che ci vuole, che l'acqua non è destra così, quella è tutto
E roba che c'è uno scaricataio. Io rido là. A rotta viene più i pisci, ma a rotta stanno più. Rido quanta roba che cammina, che si giusta sotto niente, che li dico che sono tutti forse i bagni che si scaricano. Ok, allora carissimo Marco, voglio aggiungere qualche cosa. Forse se ci sta qualche imprenditore agricolo scorretto, prendendo quest'acqua da questo fiume, questa può essere un'ulteriore causa per portare il tumore. Sì, ma che sport? Quindi bisogna intervenire al più presto per che sport? Sì, ma io dico che porto pure in malattia, perché il logo a roba ci scaricano ainda, perché non esiste, io mi ricordo prima l'acqua era pulita, ci bevemmo. Ma che devi vivere più logo? Senti, ma adesso sembra che non puzza, invece? Stanno mattinate che puzza. E ho preso il pomarolo, quando cominciano a lavorare e fra perché il pomarolo qua non si può stare. Quindi buttano lì le sostanze acide. Pure sta roba loca. Perfetto. E quindi questa è un'ulteriore denuncia e andremo avanti per questo. Perché questo fiume qui deve ritornare come era fino a 20 anni fa. Fosso Dio. Lo facciamo noi con l'aiuto di tutti, soprattutto di voi di cittadini di Pozzo Marino. Sì, ma voi perché sì, è bene anche per voi. Ma voi, sì, voi quando è così, venite qua, uno parla... Uno avvisa qualcuno, uno si mette d'accordo, tutta questa gente a lungo qua. Se uno è da fare qualcosa, uno lo fa, non è, qual è il problema? Benissimo. Noi una volta, venetta la pala meccanica che era una pulita, un sum. O se è una pulita, poi non si hanno messo d'accordo di più. E poi poi, o pigliavano, giù, tornavano a manare. Perché non si mettevano d'accordo i comuni. A Roma era ne a buttare questa munnezza. Buongiorno. Chi sono i signori? È roba rosuma che hanno pulizzato. Chi Manella, che sono ignorante. Questa è mia madre. Piacere che me. Quando stavano pulizzando, come oggi è venuto. Sì. Marone, ma voi che state facendo? Voi ho pigliato a capo. Lo può me la dare? Non me la devo dare. E chiopra. Piante. È una vergogna. Blu, gli ho prodotto come una comunque non mi sento. Una femminella che è, dice, ma voi facete un macello, pure il chioppo. Ma che chioppo, mi pigliai e mi dai in coppa. Ma non si mettono d'accordo i comuni. E terreno su me, che sta manetta? I comuni. C'è le camere, qua è da lì quando chioppo. O comune poi c'è le vicino al depuratore, insieme al Ponte San Valentino. Che sta tenendo su, ma è poco. Piglio una pala meccanica, pulizzo tu e un metto qua. O comune San Valentino, se piglio la dava e si pulizzo ogni comune. Questo qui muoviamo vediamo di farlo fare noi. Buttati sta buona gente, io mi ricordo che chi lo pulito, o pigliavano e lo mettevano qua. Non è che i cani se ne piglia un pezzo di terra. Ogni uno suo. Se piglio e si mette qua in coppa qua. Qual è il problema? Questo qua è da bonifica. Questo è da bonifica sarnese, un termine salvo. Le amministrazioni si devono prendere la loro responsabilità. È un bene comune, è un bene dei cittadini e poi sono piccolissimi investimenti. Con pochi soldi si riesce a rendere vivibile un luogo che è uno spettacolo che tutti i paesi vorrebbero avere e non hanno. Questa è una risorsa enorme. Ma chi la rosta l'acqua? Qui mi ricordo che tu c'hai la gente si tutti i contadini, iniziate a fare baccano contro queste persone che votate stesse voi. Perché queste persone a casa stanno distruggendo, non mi vedete come. Buttati stai, e non si deve. Ottavio! Cai da venì quando piove, c'è le camere, venne l'acqua vicino a casella. E già agito, vicino a casella.